Salve gente e benvenuti in un nuovo video di Miti e Misteri SCP. Oggi andremo a parlare dell'SCP-037, chiamato anche Stella-Nana. Di questo SCP non è disponibile la fotografia. Classe dell'oggetto, Safe. Procedure speciali di contenimento. SCP-037 è conservato magneticamente al sito 32. È alloggiato in una piccola camera priva di atmosfera. Composta da pareti, spesse un metodo di polimeri, anti e a prova di calore. Se l'integrità della stanza dovesse risultare compromessa, il sistema di emergenza genererà uno scudo di plasma a bassa potenza finché il danno non sarà riparato. Coloro che ripareranno le mura dovranno indossare tutte ad alta protezione termica fornite dal personale per evitare di essere colpiti dal calore, in caso di dovesse, dati cancellati. Descrizione. L'artefatto venne scoperto nel 1900 sopra il mare Beaufort, approssimativamente sul polo nord della Terra. Intense interferenze elettromagnetiche vennero riportate da un allarme della Canadian Force Station, seguite dalla eh, discesa verso l'oceano di, di un oggetto estremamente luminoso proveniente dal cielo. Il guardiano SCPS rispose alla chiamata e trovò l'oggetto fluttuare seguendo una traiettoria irregolare, circa 200 metri sopra la superficie dell'acqua. Dopo che le procedure di contenimento vennero effettuate con successo, l'oggetto venne portato al sito 32 per degli studi. scp 3037 sembra essere una stessa di esattamente 5 cm di diametro, con una luminosità inferiore di 1012 volte acqua del nostro sole e una temperatura superficiale di circa 5.000 gradi. Le età e le di SCP-037 sono correttamente sconosciute, eh, eh, tuttavia la sua attività nucleare è tenuta costantemente in osservazione, in caso dovesse esibire regolarità potenzialmente pericolose. Analisi spettrale e comparizioni con corpi celesti sconosciuti suggeriscono che, si, che sia una tipica, nonostante la sua taglia anormale, stella che serve velocemente verso il passaggio ad una gigante rossa. Rimane tuttavia sconosciuto se le teorie attualmente scoperte su stelle riguardo la loro formazione e il loro invecchiamento sono applicabili a SCP-037. Si pensa che l'oggetto sia entrato nel campo magnetico terrestre tramite il Polo Nord. Il contenimento il trasporto di scp 037 sono stati portati a termine tramite l'uso di potenti elettromagneti, ai quali l'artefatto si è allineato spontaneamente a causa del proprio campo magnetico. Inoltre, anni di studi, la stella ha diminuito il suo radio di emissione di radiazioni EM, suggerendo che stia conseguendo un'evoluzione stellare ad un ritmo particolarmente accelerato. Seguendo i modelli standard si può intuire che ciò porterebbe presso l'artefatto ad aumentare il suo raggio di dispersione da 100 a 300 volte. Procedure contenitive di emergenza sono state preparate. In tal caso, ulteriori progressione del ciclo della stella lo porterebbe probabilmente ad una sua trasformazione in una nuova stella con una resa energetica di circa... Si prevede che questo fenomeno possa succedere in... Sono attualmente in corso delle ricerche per capire come arrestare questo sviluppo. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!